Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Ne osservai lo sguardo fermo e intenso. Mi fissava come se fossi l'ultima cosa che potesse vedere. La studiai. Nei suoi occhi non vedevo altro che un immobile istinto primitivo d'amarmi. La meraviglia e lo stupore nel riscoprire il mio corpo nudo che lei trovava così affascinante. Era una bambola, con lo sguardo fisso e vitreo, dalla pelle candida e fragile, le labbra socchiuse che non sembravano neppure lasciare trasparire un poco di vita, né di fiato. Quanto avrei voluto toccarla, passare la mia mano sulla sua delicata cute, tra i suoi bianchi e generosi seni, ma proprio non riuscivo a distogliere lo sguardo da quegli immensi occhi celesti di vetro. Sembrava morta, mentre entrambi ci studiavamo attentamente. Si dice che il cervello rimane attivo fino a 6 minuti dopo la morte, sapete? Chissà cosa sta pensando. Lei non poteva sapere a cosa stessi pensando. A lei non importava più. Non ci sono più preoccupazioni dopo la morte. Passerò questi 6 minuti guardando il mio più grande, unico ed ultimo amore rivestirsi, togliersi i guanti in lattice ed abbandonarmi. La sottile corda di metallo che stritola il mio collo, ormai non la sento neanche più.